Un'auto bella, di qualità e ad un prezzo contenuto, e che magari dà del filo da torcere alle ben note berline premium. La Mazda 6 vuole dare tutto questo e le premesse sono buone. Però la storia ci insegna che fare la guerra alle blasonatissime tedesche non è impresa facile. Vediamone quindi i pregi e i difetti in questo perché comprarla. Fuori com'è? Il design codo è pulito ed elegante e rende quest'auto da 4,87 m perfino aggraziata nelle forme. Il davanti è bello cattivo con la grossa griglia centrale, tipica delle ultime Mazda, unita agli stretti fari a LED e al muso che punta verso il basso. La fiancata ha qualche nervatura che dà movimento a partire dai grossi passaruota con i cerchi da 19 pollici. La parte posteriore è solida, con il massiccio paraurti che insieme ai gruppi ottici, anch'essi a LED, le dà un'aria sportiva. È spaziosa? Le dimensioni sono importanti, poco meno di 5 metri per 1,84 di larghezza, con grossi vantaggi per l'abitabilità. Il bagagliaio parte da 480 litri. È profondo e ha una forma regolare, perciò di cose ce ne stanno. Mettere e togliere gli oggetti più grandi non è comodissimo a causa dello scalino all'imboccatura. Gli scomparti laterali con la cinghia per i piccoli oggetti sono pratici, ma gli assemblaggi potrebbero essere più solidi. La moquette è spessa e piacevole al tatto. Peccato per la parte superiore che non è rivestita, ma le leve di sblocco dei sedili posteriori in questa posizione sono comode. La ruota di scorta è optional e costa più di 400 euro, con il kit di sostituzione. Dietro si viaggia bene, anche se la linea bassa del tetto leva un po' di spazio per la testa, mentre per le ginocchia ce n'è molto. I posti sono 5, ma è preferibile starci in 4, perché al centro il sedile non è ben sagomato ed il tunnel leva spazio per i piedi. Bene la cura con cui sono nascoste le guide di scorrimento dei sedili anteriori e gli attacchi per il seggiolino. Peccato invece per la mancanza di prese elettriche e multimediali nella parte posteriore. Se ho dei bambini? Gli attacchi Isofix, affogati nei sedili posteriori, sono belli da vedere ma non per installare il seggiolino, che tra l'altro non si può mettere nel sedile centrale. Poi, metterlo e toglierlo dall'abitacolo è facile per l'ampia apertura delle portiere. Infine, il passeggino nel grosso bagagliaio trova sempre posto. E la qualità? L'allestimento in prova è la Exceed e dentro ha tutto, è la top di gamma. Però rispetto al passato le migliorie ci sono, l'unica cosa, alcuni dettagli potrebbero essere più curati. In generale l'abitacolo è ben fatto, la pelle non manca e la si trova anche sulla plancia insieme alle plastiche ad effetto satinato. Sul tunnel c'è il cursore per l'infotainment che dà una bella sensazione nell'uso, circondato dai tasti principali per saltare da un menu all'altro. Gli spazi per gli oggetti quotidiani ci sono ed è difficile non sapere dove metterli. Il grosso cassetto ospita due porte USB, una AUX, la micro SD e una presa a 12 volt, eppure il lettore CD, cosa rara sulle auto moderne. L'unica pecca è la strumentazione che mi sarebbe piaciuta più moderna. È ben accessoriata. Gli allestimenti sono tre, Essence, Evolve ed Exceed. Il primo è il meno costoso e ha pochi optional di serie tra cui il clima manuale, chiave intelligente e specchietti ripiegabili elettricamente. Salendo si arriva fino all'allestimento Exceed, che ha tutto di serie, tra cui abbaglianti e fari adattivi, sensore di parcheggio con telecamera, impianto Bose ad 11 altoparlanti, che funziona molto bene, clima automatico bizona, sedili anteriori riscaldabili e sistema di frenata intelligente. Come funziona il navigatore? È uno dei pochi a poter essere comandato con i tasti fisici, con le dita e con i comandi vocali. La grafica è bella e semplice, ma non è aiutata da uno schermo che ha una risoluzione un po' bassa, sufficiente comunque per sfruttare il navigatore satellitare. Per l'intrattenimento c'è la radio, sia digitale che non, e le varie prese multimediali. La lista delle stazioni radio si carica lentamente e quando se ne seleziona una, il menu ritorna alla schermata precedente, impedendo il classico zapping, e questo nell'uso è fastidioso. Il Bluetooth è veloce, sia a connettersi che ad inviare dati, e permette di far suonare alla grande l'impianto Bose. In città come va? Una delle prime cose che si nota è la qualità degli assemblaggi, sia sulle buche che sui tombini. Le sospensioni non sono mai troppo morbide, assorbono bene le asperità, anche come rumore. Lo spunto è la situazione in cui il rumore del motore si fa sentire di più, però alle alte andature la situazione migliora molto. Il cambio è godibile, anche perché nei classici tiramolle cittadini è molto morbido e si riesce a sfruttare a pieno. Per una macchina di queste dimensioni non è male neanche la visibilità. La linea di cintura è bassa e i montanti davanti sono sottili. Ovvio, con la linea del tetto spiovente e i montanti dietro larghi c'è qualche limite nella zona di tre quarti posteriore. Pensavo invece peggio al visuale dell'1.8, che è accettabile. L'ennesimo semaforo romano mi ha dato la possibilità di parlarvi del IE Loop.
Che cos'è? È un sistema che è stato montato su Mazda 6 per poter riutilizzare l'energia sviluppata in frenata, in modo tale da alimentare tutti i sistemi dell'auto, che in questo modo evitano di assorbire potenza al motore, con tutto vantaggio ovviamente dei consumi. È una macchina lunga, quindi per parcheggiare ci vuole spazio. Ma poi infilarla in retro è facile, perché la telecamera, anche se di risoluzione un po' bassa, lavora bene con la grafica dei sensori, per cui si percepisce facilmente la distanza degli ostacoli. È bella da guidare? Considerata la sportività tipica delle Mazda, mi sarei aspettato un sedile montato più in basso, più sportivo. Però nel complesso il sedile è comodo, permette di fare molti chilometri senza faticarsi. Anche se devo dire che bastano pochi chilometri per potersi innamorare dell'assetto di questa macchina, che è smorzato, è morbido e mette quasi voglia di guidare appena iniziano le curve. Lo sterzo è omogeneo, lineare, con un carico che fa impostare in modo davvero intuitivo le traiettorie. Il cambio è un automatico idraulico tradizionale con passaggi di marcia fluidi e rapidi, il giusto per una macchina come questa. Il motore fuori città dà il meglio di sé, perché 175 cavalli sono spalmati perfettamente. Si arriva fino a 5.000 giri senza nessuna ruvidità, tanto che viene da elogiare la tecnologia SkyActiv, che permette tramite un basso rapporto di compressione di godersi un diesel tanto quanto un benzina. E poi devo dire che anche il rumore del diesel, quando lo si fa salire di giri, non è niente male. E poi la coppia di 420 Nm si sente fin dalla parte bassa del contagiri. Perciò si fluttua veloci tra una curva e l'altra, perché la tenuta è stabile e solida. La macchina è silenziosa, anche se si inizia a sentire qualche fruscio di troppo a velocità autostradale, dove si apprezza molto il cruise control adattivo, perché è uno dei più fluidi e precisi che abbiamo provato finora. Quanto consuma? L'autostrada è l'habitat naturale della Mazda 6 e in quella situazione si fanno tra i 17 e i 18 km con un litro. La situazione migliora poi nelle strade extraurbane, dove si sta sui 12 km al litro, scendendo ancora a 10 km al litro in città, per una media complessiva di 7,5 litri su 100 km, ossia 13 km al litro. Quanto costa? Il listino parte da 28.950 euro per la Essence, con motore 2.2 diesel da 150 cavalli e cambio manuale. Il top della gamma è l'allestimento Exceed, che, abbinato allo stesso diesel 2.2 ma con una potenza di 175 cavalli, parte da 34.300 euro. Invece, per il 2.5 a benzina da 192 cavalli, ci vogliono 34.800 euro. Difetti? A parte alcuni aspetti migliorabili che vi ho detto qua e là nel video, non ho apprezzato la poca scelta della lista degli optional. Si finisce per dover scegliere un allestimento più ricco solo per poter avere un accessorio che vi piace. Esempio, il cruise control non si può avere sulla versione base, bisogna salire molto di prezzo e se volete quello adattivo si deve andare sulla top di gamma. Infine, qualche assemblaggio potrebbe essere più solido. Qual è la versione migliore? È dedicata a chi ha bisogno di un'auto pratica e affidabile su cui fare molti chilometri, magari per lavoro. L'allestimento base ha solo il motore 2.2 diesel da 150 cavalli, che con l'allestimento Essence è secondo me la scelta migliore. Certo, ha pochi accessori, ma il rapporto qualità-prezzo è abbastanza per giustificarne l'acquisto. Il richiamo dell'Exceed però è forte, ma bisogna mettere in conto quasi 6.000 euro in più. La consiglieresti? La 6 ha motori buoni, offre una buona qualità ad un prezzo contenuto e poi si può avere anche in versione Sport Wagon, ossia la familiare. Le motorizzazioni hanno cilindrate che su un'auto di questa taglia ci stanno, perché offrono alte prestazioni ma con costi di esercizio bassi. Però avrei preferito un'auto da riempire di optional, cosa che con lei purtroppo non si può fare. Rivali dirette sono Volkswagen Passat, la Ford Mondeo e la Peugeot 508, simili sia per prezzi che per dimensioni, anche se Mazda ha dalla sua un'estetica più convincente. E voi quale scegliereste? Lo so, non è una scelta facile, ma il nostro Trova Auto può aiutarvi a rendervi le idee più chiare. Nel frattempo vi invito a mettere mi piace sulle nostre pagine Facebook, Twitter e seguire il nostro canale YouTube.